Fratelli, prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue, offerto in sacrificio per voi. Ma che bella sorpresa del cibo! Sì, ma scusa, ma ci stanno almeno le ostie? Quelle quante te ne pare? Deve una piatta, vada a piatta, ostie, dai! Va bene, portate le ostie, che facciamo? Ma senti, tu sei romano, dove sei? Da qua. La smetti! Tu sei romano, tu fumetto, io so come siete voi italiani. Prendete piccola botticella di vino e nascondete sotto il cucino. Porta botticella per tutti i fratelli, condividi con noi. Ma chi per questi? Ma te sei pazza, oh. Ma comunque il vino è finito, mi dispiace, è finito. E il vino è finito, pure ascolta mia qua sotto, qua a botte, mi sto. Ma tu sei romano, tu piccolo fumetto, nanetto, piccolo fumetto. Sicuramente conoscerai nostro padre, santità, buonissimo, Papa Pio, quello lì, 32. Ma come no? Così stiamo, una colomba al giorno, gli mando, ma che stai a fare? E allora mandami in scima il Papa così, mandami che povero piccola botticella di... Ma dove sei? Piccola botticella, tutti noi piccoli frati olandesi, mettiamo tutti i cugini con i loro fratelli. Ma che te sei impazzito? Allora te, o vedi che non lo capisci? Non lo capisci perché sei irlandese secondo me. Allora praticamente te lo spiego io. E il problema non è che è caduto l'impero romano e il vino non c'è sta, capisci? È che con quegli ubriaconi dei Godi e quegli devastatori dei Longobardi, si è salvata manco una vigna, uso manca rua, niente, è finito, caputo, finito, ha capito, speriamo ha capito, perché la faccia, ci vorrebbe un sì, il miracolo, ecco le nappe. La smetta del genome giorno! È il miracolo! Dicevo, ci vorrebbe un piccolo miracolo! Sì, come cama? A casa quello sembra miracolo! Sì, certo, infatti Gesù sapeva l'importanza del vino, infatti quando Madonna gli ha chiesto, oh, senti qua stiamo alla festa che dobbiamo fare, mica si è moltiplicato per città e melone! 450 litri! Perché Gesù non scende qui tra di noi a moltiplicare il vino per noi piccoli fraticelli? Mettiamo tutto botte sotto cucina, ma come facciamo? Non ci può fare la messa senza vino! Certo, non si può fare la messa senza vino, non hai capito? Non c'è star vino manco per cena! Hai capito? Una tragedia. Che famo? Come facciamo senza cena? Come la famo? Non gli vengono idee, perché è freddo, non gli vengono idee, niente. Te lo dico io come la famo, frate. Famo che la birra, stiamo in Irlanda, faremo una birretta. Vada a pià, dai, vada a pià la birretta e ce ne siamo puntati. Aspetta un attimo. Che vuoi? Fratelli, abbiamo avuto grande idea per risolvere questo piccolo problema di vino. Ce l'ho avuta io, vedrava dente. Ha avuto lui, fratello Romano, fumetto, nanetto, spazzarotto. Vabbè. Ha avuto grande idea. Qui dentro c'è acqua, è benedetta. Però è acqua. È acqua, lo so. Faruggine. Se tutti siete d'accordo, io mando il fratello Romano a prendere la birretta per tutti. Ma che te sei impazzito per tutti questi? Oh, che siamo? Fate bene, fratelli. Oh, lasciamo le guerre. Senti, famo una cosa, io vado a piabbia per tutti, Però famo la questua. Senti, tu fa questo, io vado a piabbia, dai, fai, sbrigati. Fratello,